Davvero in tantissimi mi avete chiesto, Guerz, ma come posso fare per proteggere il mio nuovo iPhone? O meglio, hai un qualcosa da consigliarmi, una custodia, una protezione, un qualcosa in generale? Principalmente mi piacerebbe tenere questo iPhone così com'è, ovvero come lo vedete all'interno della videocamera, senza una custodia, senza una protezione, perché Apple ha pensato per noi a un materiale pregevole, ha pensato per noi ad un grip migliore possibile che un'azienda possa fornire. In più ci ha offerto dei materiali e un vetro curvo davvero interessantissimo. Questo però non avviene, almeno nel mio caso, almeno per adesso, ovvero aver preso questo nuovo iPhone 6 con l'intenzione di tenerlo veramente per tanto, e quindi ci tengo, almeno per adesso, a tenerlo in maniera più dignitosa possibile. Uno dei principali problemi che posso riscontrare nell'utilizzo quotidiano è lo spessore della fotocamera che fuoriesce. È vero sì che questa fotocamera è stata costruita con un vetro zaffiro e quindi ha un'altissima protezione ai graffi e agli urti, però dovete anche capire che il reparto multimediale, ovvero il reparto fotografico, è uno dei reparti principali di un telefono, almeno per quanto mi riguarda. E l'aver paura di continuare, o meglio di andare a graffiare il vetrino della fotocamera, come per esempio mi succedeva su HTC One M8, non per colpa del vetro, ma sopra c'era una protezione che comunque si graffiava notevolmente, o meglio, il vetro sotto era perfetto, però c'era questa protezione che andava via via col tempo, e quindi era sempre un obiettivo sporco, un obiettivo che non mi offriva il massimo per quanto riguarda le performance della fotocamera. Su iPhone 6 abbiamo questo tipo di problema, o meglio, secondo me è un tipo di problema, non essendo una fotocamera incassata all'interno del nostro telefono, quando la andiamo a poggiare, quando la andiamo a mettere nella tasca dei pantaloni, c'è sempre quel pensiero di andare a sciupare il nostro bellissimo gioiello. Quindi non vi consiglio di andare, almeno per quanto mi riguarda, a comprare le cover Apple, perché 35-45 euro per una cover che è anche aperta qui sotto, quindi se così disgraziatamente andiamo a graffiare la parte inferiore non è sicuramente una soluzione delle migliori. Io ho optato per una cover in gel, una cover trasparente, o meglio il retro non è molto trasparente, però è una cover che è molto semplice da trovare, la possiamo trovare anche trasparente dietro, però vi consiglio una cosa, andatevi a comprare una cover che una volta inserita all'interno del vostro dispositivo iPhone 6 o 6 Plus, perché comunque la struttura dietro è la solita, come potete vedere cosa succede? Succede che è vero sì che aumento leggermente lo spessore del mio telefono, però è anche vero che, come potete vedere, se io appoggio sul tavolo il mio nuovo iPhone, intanto non traballa come potrebbe succedere senza, anzi come succede senza una protezione. E in questo caso la fotocamera non sporge più, quindi se lo metto all'interno dei pantaloni avrò la libertà di utilizzare il mio telefono come meglio e più mi piace. Quindi una cover in questo modo qua riesce a proteggere la nostra fotocamera e riesce comunque a donarci un attimino più di serenità durante l'utilizzo quotidiano. Mi manca una pellicola, scusate, in vetro per quanto riguarda la parte frontale, pellicola in vetro che sto cercando, non vorrei una pellicola che mi copre solamente questo tipo di display, ma vorrei una pellicola che si va ad agiare in tutto il display del mio telefono. Capisco che il vetro curvo è molto difficile andare a trovare una pellicola che sia costruita come l'iPhone 6. Vedremo successivamente le case, le aziende, se andranno ad costruire una pellicola in vetro per questo tipo di modello. Se mi volete consigliare una cover, io vi aspetto nei commenti, almeno chiacchieriamo un attimino insieme. Vi ricordo la mia pagina Facebook che gentilmente il mio buon Jacopo mi ha creato all'interno di Facebook, la pagina Facebook che si sta notevolmente popolando, quindi se avete Facebook e volete fare due chiacchiere, io vi do adesso, vi metterò il link all'interno delle note dell'episodio, sì, dell'episodio, le note del video. Ormai sono abituato con il podcast. Comunque la pagina è semplicissima da trovare perché si chiama Le recensioni di Guerz 86, quindi anche molto molto semplici. Intanto vi saluto, ci sentiamo al prossimo video.